siamo qui oggi con Michele Gorrini, coordinatore Croce Rossa Piacenza, che può vantare quasi 30 anni come volontario proprio nella CRI di Piacenza, e gli chiediamo com'è cambiata Croce Rossa nel corso del tempo. Sì, sono entrato a far parte di Croce Rossa nel 1990, quindi sono 28 anni che faccio parte di questa grande organizzazione che è presente, voglio ricordarlo, è presente in tutto il mondo, la Croce Rossa Italiana. Essere in Croce Rossa Italiana dà grandi soddisfazioni, oltre che ad avere tanti amici in questa associazione. Croce Rossa ti permette di dare un sostegno a tutte le persone. Quando sono arrivato in Croce Rossa 28 anni fa avevamo a disposizione pochi mezzi, erano 4-5 mezzi, 3 ambulanze, ricordo, 2 pulmini. Oggi Croce Rossa di Piacenza, soltanto in città, ha a disposizione oltre 50 mezzi, tra ambulanze, pulmini, mezzi speciali di soccorso per la montagna e quant'altro. Di cose ne sono cambiate, perché arriviamo a e superiamo i 50.000 interventi di soccorso all'anno, e spendiamo molte risorse nella formazione del personale volontario e dipendente. Quindi ripeto, oggi siamo sul pubblico passeggio che festeggiamo la giornata mondiale di Croce Rossa. Invito tutti i piacentini a venirci a trovare.